dare il benvenuto a Fabio Amato, chef, con cui stamattina prepareremo una ricetta di carnevale. Buongiorno. Buongiorno a voi e ai nostri telespettatori. Assolutamente, stamattina che prepariamo, Fabio? Allora, siamo a carnevale, quindi ci andiamo a preparare una cosa grassa, perché oggi è martedì grasso, ci andiamo a preparare delle buone, buonissime frittelle, le castagnole. Perfetto, abbiamo degli ingredienti da dare? Abbiamo gli ingredienti che vi do subito, in modo tale che poi ci mettiamo a farle con Fabio. Allora, secondo la ricetta di Fabio vi occorrono 2 uova, 300 g di farina 00, 80 g di zucchero, 70 g di burro fuso, 2 limoni, una bustina di lievito e del rum per dolci. Abbiamo le coordinate per partire, partiamo! Possiamo? Prego. Ok, innanzitutto andiamo a miscelare i nostri liquidi, quindi andiamo a prendere il burro, le uova. Fabio, tu le castagnole, diciamo, da qualcuno si chiamano castagnole, frittelle, come le chiamate? Cambia un po' il nome. Assolutamente. A seconda di come le vogliamo, cioè di in quale regione ci troviamo. Io e te siamo conterranei, siamo in Campania, tu sei salernitano, quindi sì, castagnole per noi. Da casa scriveteci anche come le chiamate, ma tu normalmente le fai le castagnole? Le faccio soltanto a carnevale, ma semplicemente perché un po' di dieta la devo mantenere. Io amo i fritti, amo i dolci, però... Chi potrebbe capirti meglio di noi, guarda. Quindi dobbiamo un pochino limitarci, perché sennò va a finire che poi... Se no li evitiamo pure noi. Un po' di limone che fa bene, tra l'altro, appunto parlando delle varie ricette in giro per l'Italia, la nostra autrice di oggi, Elide, che viene dalla Sicilia, ha preparato l'altro giorno le sfince, che sono qualcosa che richiama proprio questa tradizione, tra l'altro utilizzando... Che ti serve? Una forchetta? No, andar bene? Come stai facendo questo, tu quest'oggi? Eccolo qui. Eccolo. Ah, però allora facciamo così, ti do una mano o facciamo cambio? Vieni tu di qua perché okay. Così sei con la presa di Perfetto. Qua. Perfetto. Mi prendo il tuo posto? Assolutamente, guarda, io sono brava a controllare l'olio che okay. In questo momento sta andando. Iniziamo a lavorare i nostri liquidi. Deve essere un composto abbastanza spumoso, in modo tale che tutti gli ingredienti vengano amalgamati per bene. Da quanto non le mangi le castagnole? Io devi sapere, Fabio, purtroppo, che sono perennemente a dieta. Come poi... me. Bravo, vedi? Vedo che mi capisci. Quindi non le mangio da carnevale scorso, perché quest'anno, diceva Giacomo, la nostra collega le ha portate, qui in giro per Roma si trovano, ma io sono stata brava e ligia alla mia dieta e finora ancora sono riuscita a non mangiarle. Vediamo se stamattina tu no, mi convinci o no. Vediamo come va la mattinata. Oltretutto ci sono varie ricette per farle, ognuno c'ha anche un po', ci mette dentro i suoi segreti, le tradizioni eccetera. Tu hai un segreto particolare oppure la ricetta è proprio quella? Allora, diciamo che questa è una ricetta che mi ha tramandato un'amica. Mia nonna le faceva in un modo particolare, c'è chi aggiunge il rum, chi può mettere l'anice, varia assolutamente, poi è a gusto. Io per esempio qui le faccio leggermente speziate alla fine con la cannella, che secondo me quando le mangi imboccati da quel sentore ti ricorda quasi la zippola. Siamo quasi a San Giuseppe. Ti servono la farina o vieni di qua? No, qui facciamo qua, cambio. Allora qua. Voilà, a te. Ok. Devi sapere, Fabio, che noi di solito siamo anche aiutanti chef. Stamattina ci hanno detto di fare i bravi, perché l'ultima volta, sì, cioè giovedì scorso, giovedì grasso, no, mi avevano fatto uno scherzo, non hai capito? Mi hanno messo le proporzioni completamente sbagliate. Dovevo fare una pasta ripiena di carnevale col cioccolato, okay. Ma a un certo punto la nostra chef aveva fatto un panetto bellissimo, il mio c'aveva tutti i bozzi, guarda, uno è scherzo che... È andata male. Vabbè, però questa è una ricetta veramente molto molto semplice, quindi puoi replicare tranquillamente. La farò a casa. 20 quando minuti. Finisco la dieta. Altrimenti ti diamo il tempo di replicarla adesso. Nel frattempo però ci vogliamo ricollegare con Grazia, che sta vivendo, appunto, l'avete vista poco fa in cima al trattore al carnevale di Viareggio. Ritorniamo a Viareggio, vai Grazia. Mi sa che non vediamo siamo se pronti. Abbiamo il collegamento, altrimenti no, andiamo avanti con l'impasto. Guarda, ci possiamo anche con notare il fatto che Fabio sta setacciando la farina in questo sì. Caso lievito non ce n'è? O sì? Lievito sì, mezza bustina di lievito, l'ho aggiunta 30 secondi fa. Abbiamo Grazia, ritorniamo allora a Viareggio, vai Grazia. Sì, ce l'abbiamo, altrimenti continuiamo a setacciare come se non ci fosse un domani, tanto fino al prossimo carnevale hai voglia a trovare tempo qua per fare le cose. Allora stiamo andando avanti nel frattempo con la farina, stiamo realizzando, abbiamo detto insomma per chi si fosse collegato soltanto adesso, le castagnole per il carnevale. Ma scusa Fabio, in tutto ciò a te piacciono le castagnole? A me piacciono, però ho il brutto vizio di mangiarne troppe. Ah. Poi alla fine qualcuno va sempre in qualche cioccolato, pistacchio e quindi diventa... Ma per sbaglio, si trovano a capitare in quei posti brutti come il cioccolato, il pistacchio. Sì, è un problema.
è veramente un problema. Ma la tua passione per la cucina mi sembra di capire che nasce dal mangiare prima che cucinare, o no? Assolutamente sì, diciamo che la mia passione nasce dal fatto che fortunatamente in famiglia tutti quanti cucinano bene. Quindi i miei nonni, i miei genitori, i miei zii, tutti quanti hanno questa passione veramente forte per la cucina. Nel 2017, per esigenze un po' lavorative, perché mi ero trasferito fuori, decido di che cosa aprire il mio blog. E lo apro e inizio a fare tanti seguaci, inizio a cucinare ogni giorno, che poi alla fine quello che è una cosa, una passione, diventa un lavoro. Però nasce tutto dal mangiare, perché io adoro mangiare, questo è un mio grande problema. Beh dai, mica ce ne sono di più seri di problemi, se posso permettermi. Nel frattempo il nostro impasto è pronto, lo lavoriamo a mano, come si suol dire, inizia l'olio di gomito, e sull'olio di gomito ce ne andiamo in pubblicità, anche perché dobbiamo tornare a Viareggio per preparare il collegamento con Grazia Serra, e poi arriverà la magia in questo studio. Pubblicità. Di buon mattino, stiamo preparando le castagnole quest'oggi in studio con Fabio Amato, che già si è messo a impastare, a fare eccetera, realizzando un panetto pronto per friggere fra poco le nostre castagnole per vivere il carnevale al meglio. Fabio, tu hai fatto il panetto, abbiamo visto, abbiamo messo prima gli ingredienti liquidi, quindi il burro fuso, il rum, eccetera, e poi abbiamo aggiunto farina e quant'altro. Il panetto adesso l'hai messo in pellicola, giusto? Sì, perché come qualsiasi pasta frolla comunque deve assestarsi un pochino, quindi deve dare la possibilità di diventare un pochino più dura. Dopodiché lo lasciamo riposare per almeno una mezz'oretta, lo andiamo a stagliare, facciamo delle palline. Io consiglio sempre leggermente un po' più piccoline, perché considerando che nell'olio comunque vanno a lievitare, però che cosa succede? Un segreto molto importante, voglio comunicarlo ai nostri telespettatori, è l'olio. Tu che sei un'esperta, okay, l'olio non deve superare mai i 170 gradi. Posso fare quella cosa che misuro la temperatura? Non l'ho mai fatto. Allora, abbiamo un termometro che, se lo metto nell'olio, siamo a 57, 65, 69, 72... Ci siamo quasi, giusto? Prendetevi i numeri, casomai doveste giocare all'otto. Deve arrivare a 170. L'importante è che non salga troppo, perché sennò qual è il rischio? Che le castagnole diventano croccanti e bruciacchiate fuori, ma all'interno restano crude. Ok? Quindi noi, arrivati a 170, massimo 180 gradi, spostiamo il nostro pentolino da fuoco e lasciamo cuocere in maniera indipendente. Allora, vedi? Fabio, lasciamolo arrivare tranquillamente. C'è anche un risparmio energetico. Come? C'è anche un risparmio energetico. Assolutamente. Assolutamente. Sì. Salva bolletta questa castagnola. Ci spostiamo, Fabio. Ci ritroviamo tra poco. Perché c'è un'altra magia che ci aspetta, non quella della... Va bene, abbiamo visto le temperature del meteo, ma Fabio, la temperatura dell'olio, com'è? Siamo pronti mi per friggere? Mi vuoi venire a dare una mano, Giacomo? Come no? Devi imparare. Perché... Stamattina ci ha messo al lavoro, Fabio, vedi? Io non ho mai usato questi strumenti, allora devo solo... Devi metterlo lì, all'interno. Allora, dobbiamo arrivare a 170, abbiamo detto, giusto? Perfetto, vedi, io mi sono già spostato dal 100. Fuoco. E ci siamo, 165. 170. Perfetto, allora che cosa andiamo a fare? Andiamo a friggerne poche alla volta, 4-5 alla volta. Io nel frattempo invece, a me Fabio mi ha messo a fare le palline, che devono essere più o meno della, diciamo, questa dimensione. Sì, se non troppo grandi. Non troppo grandi, non troppo piccole. Allora, facciamo così, se vi va Fabio, ricordiamo, eccola la pallina mia, che sulle palline ce la posso fare. Metto dentro? Vai. Allora, quindi ci vorrà un po' più di tempo per cuocerle se le abbiamo tolte dal fuoco? Ci vogliono 2 minuti, ma la temperatura dell'olio mantiene assolutamente. Nel momento in cui li andiamo a scolare, riportiamo il pentolino sul fuoco. Perfetto. Okay? Così abbiamo una frittura dorata, non bruciata, ma assolutamente uniforme. Allora, approfittiamo allora di qualche minuto di pubblicità per friggere un po' di castagnole, dopodiché ritorniamo. Continueremo la ricetta, ma continueremo anche a volare con la magia del mago Eldin. A fra poco, pubblicità. Quindi torniamo dall'altro lato dello studio. Siamo pronti, siamo che bello pronti, siamo pronti. Dobbiamo soltanto passarle nello zucchero. Io ho fatto un misto di zucchero a velo, zucchero semolato, e ci ho aggiunto, anzi ci andiamo ad aggiungere ancora un altro pizzichino di cannella. Posso dare la ricetta? Perché così, perché devi sapere, Fabio, che tante signore, poi dopo noi ovviamente sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra pagina Instagram pubblicheremo tutti gli ingredienti, e abbiamo detto anche su quella di Fabio, Fabio Amato, basta cercarlo, troverete anche le castagnole. Invece chi vuole segnarle adesso sono 2 uova,
300 g di farina, 80 g di zucchero, 70 g di burro fuso, 2 limoni, una bustina di lievito e un po' di rum per dolci. Per friggere hai scelto l'olio di arachidi e poi quello che stiamo facendo adesso, ovvero zucchero a velo, zucchero normale e cannella per andare a intingere le nostre castagnole. Assolutamente sì. Te le faccio assaggiare dopo, belle calde, così senti com'è. Ma hai sentito? Ha chiamato la nutrizionista, ha detto che non posso. Ma, oggi, ma la dieta inizia dalla settimana dopo carnevale. Okay. Ok. No, ma da domani pure, comunque domani è mercoledì delle ceneri, quindi okay. Domani si fa il digiuno e ripariamo ai danni fatti oggi con le castagnole di Fabio. Che bello! Devo dire che anche il fatto di metterci lo zucchero a velo le rende ancora più innevate, sì, perché più poi c'ha sia quello a velo che quello normale. Quindi c'hai un po' di croccantezza dello zucchero normale, un po' di zucchero, diciamo, a velo che ovviamente almeno si attacca e la poi cannella. C'è il sentore di cannella. Posso odorare? Vai. Ma Fabio stamattina si comporta con me come i bambini, tipo no, vai. Io sento odore proprio di Luna Park in questo buono. Momento. Buono. Ancora non possiamo assaggiare. Vabbè, la tua nutrizionista? No, ma dopo no, guarda, no, okay. ci sta guardando. Purtroppo devi sapere che ci guarda la mia nutrizionista, perché tra l'altro è anche un ospite che capita spesso da queste parti, quindi purtroppo non posso sgarrare, ma diciamo che poi c'è una pausa, tu non ti preoccupare, io so come imbrogliare, ovviamente, okay. Questo anche perché sennò non sarei arrivata qui. Pronti? Intendo qui questo peso, ecco, intendevo, non era... Okay. Allora, le castagnole le abbiamo viste, non avete scuse per non prepararle a casa e quindi con pochissimi ingredienti vai, un ultimo tocco di coriandoli. 1, 2, 3 e carnevale! È veramente carnevale. Grazie Fabio Amato. Grazie Fabio. Cucina di Fabiuccio. Ci vediamo presto, quando vuoi siamo qua. Buone castagnole a tutti e noi andiamo.